Dovevano concludersi ad inizio dicembre i lavori per la ciclabile, iniziati il 26 ottobre scorso in via Saffi, ma sono slittati a fine 2015. La causa sembra adattamento in corso per rendere più sicura la strada in caso di allagamenti ed evitare o limitare eventuali danni a negozi e abitazioni. Un ritardo non trascurabile soprattutto per le attività commerciali del Borgo Sant'Andrea, che proprio nel periodo natalizio si trovano a convivere con grossi disagi dovuti ai lavori in corso, con conseguente calo di vendite. Critiche arrivano anche al progetto stesso, giudicato inadatto ad una strada stretta e particolarmente trafficata come via Saffi. Non si lavora più, tutti i negozi si lamentano, lo dovevano fare quando era agosto-settembre, che perlomeno si lavorava, invece così abbiamo solo che problemi, non viene più nessuno, si lavora al 50% di meno. Vorremmo sapere di chi è stata l'idea di fare questa cosa. Tutta Rimini, quando ha impattato dei lavori, ha avuto problemi, quindi noi non è che ci lamentiamo più degli altri, cioè gli altri sono lamentati, è chiaro che anche noi subiamo i lavori. Il momento è particolare perché questo è il mese più interessante per tutta una serie di attività e noi abbiamo i lavori. Fatte proprio sotto Natale non c'era ragione di da che la crisi è tanta. Siamo ingabbiati fra la polvere, niente, via. Lei come residente come sta vivendo i disagi che naturalmente portano questi lavori? Da buon cittadino, sa, quando noi abbiamo la comodità di uscire dal Passo Carraio e poi dopo ce lo vediamo un po' bloccato, insomma, beh, qui ci vuole anche un po' di pazienza, del resto anche loro stanno lavorando per noi per migliorare. Quello che io mi auguro in futuro, insomma, che possa portare un beneficio da pista ciclabile, non un blocco a capito stradale o una difficoltà di parcheggio, perché qui, per quanto sia, il borgo, diciamo così, ha un'anima commerciale, insomma, è quello. Come tutte le novità, le potremo giudicare quando sono finite. È un tratto di ciclabile che andrà a cambiare le abitudini qui della zona. Andrà a cambiare sia le abitudini degli operatori commerciali, pensiamo al carico, lo scarico, la sosta breve, brevissima, no? Sarà sicuramente più difficile. Certo, è una ciclabile che finisce in un punto dove non continua nulla per ora. Hanno fatto una ciclabile con un progetto che non sta in piedi da nessuna parte, né per il problema dell'allagamento nei negozi, né per il problema della grandezza della ciclabile, che rispetto a altre parti di Rimini, vedi San Giuliano, è il doppio, e perché un borgo commerciale come questo ridurlo a un cul-de-sac dove il passaggio è limitato è ridicolo.